molto, molto video, foto, non hanno Questi plurale. foto, un foto, Questi. tre foto, un video, tre video. Bravissimo. Un video, due video, tre video. Un video, due video, tre video, bravissimo. Una foto, due foto, tre foto, foto. Ok, Una ottimo. moto, due moto. La moto, ok. Due moto. Cinque. Questa qua è la base, eh? Cinque Ok, moto. bene. Un dito. Un dito. Tre Tre dita. 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 Guarda, guarda, ne ho uno e ne ho un altro. Un Ok. uovo, tre uova. Ha! Oh, amazing. Ho già Bravissimo. vinto, ho già vinto. Ah, sì. Guarda, e adesso quando riguardo questo video, io Sì. può vedere scrittura. Io posso vedere la scrittura? Sì, Posso perché hai fatto vedere vedere la scrittura. vedere è in bresciano, probabilmente vedere. Vedere? Anche in bresciano è vedere, ok, perché mi sembra la scrittura. Perché Bresciano? No, sto improvvisando. No, no, va bene. Un attimo che vado a chiudere la. Ok, bene, bene. Anche io devo prepararmi un tè. Tè verde. Una tazza. E sai, un falso amico è tazza. Tazza in sloveno significa come 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 mano di animali, mano di gatte, eh? E tazza in sloveno. Zampa, zampa Zampa, sì, di zampa. zampa, le zampe, la zampa. Zampa, zampa. Ok, un seno, due seno, no? Oh, due seni. Make timer for 3 minutes. Seni? Seni. Le donne o pluriale? Sì, un Seno, seno. cosa è seno? Breast. Ah, Sì. breast. Breast. E quando parliamo dei due di una donna, dico seno, Due no? seni. 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 Perfetto. Seni. Che sei breast for no. Breast Breast. e come? Sette Breast. breast, così? Breath. Ma Breath. qual è la differenza? Not breath, breast. Sento una FTH, c'è un TC? No, H. Come lo H? No. Oh, alla fine, breath. Senti la No. fine, Mattias, che dice il TH? No. Breast. Ah, breast. Non lo E sapevo. A E A. Breast. Rest. No, senza H, senza H. Scusami, Mattias. Va bene. Però con lo A. Ci vuole la A in mezzo. A-S-T. Ok. Rest. Breast. Rest. È plurale o è breast? È già plurale. Con S, breasts, Lisa. breasts, Breasts. Breasts. È difficile la pronuncia. breasts, ok. E ieri abbiamo discusso di se non erro
Erro. Bravissimo. Se non erro, errare. Il verbo è... Se non mi sbaglio. Giusto? Se non erro, è errare. E sbagliare, errors, errare, andiamo a vedere, io erro, andiamo a vedere, coniugazione, che... dai, faccio per tutti, faccio per tutti, vai a vedere, coniugazione, errare, verbo errare, così, faccio per tutti, va bene, vai, andiamo a cercare erro, Erro, okay. Se non erro, è proprio il presente, indicativo presente, io erro, tu erri, se non erro, tu erri, è difficile questa anche per l'Italia, anche per noi italiani, tu erri, lui erra, noi erriamo, voi errate, essi errano. C'è la doppia R, perciò per Lisa sarà un po' difficile la pronuncia. Lisa? È difficile per te questa pronuncia? A me? Sì? È difficile? Scusa, non risparmio. Lui erra, noi erriamo, voi errate, loro errano. Bravissimo. Errano. Pensare molto e parlo lentamente. E com'è? Errano o errano? Errano, loro errano. Errate. Errano. Bravissimo, wow. Mattias, fra un anno sei professore di italiano. Sì. No, sai, tu mi hai insegnato il torto quando ho letto qualcosa. Voi avete ma abbiamo cercato su dizionario e errare e anche come errare e anche come vagare. Errare, sì, errante. Lui sarebbe un vagabondo, una persona che va senza meta. Vaga. Wonder in Italia. Wonder. C'è un'altra wonder. Parola. Wonder. Ah, you're wonderful, huh? Thank you. Ok. Vagare e anche errare. Vediate? Errare. Vagare o anche errare. Quindi... Errare è un mistake. Sbagliare? Sì, e anche wonder. E anche wonder, errare. Guarda, errare, wonder, roam, make mistakes, mistake, be mistaken. E anche err. Non so cosa è. Err is human. To err is human. Ah, to err is human. Ok. Err is human. So. Errare è umano. Ieri ho scritto questo. Ma con double R? Sì. Guarda. R. Guarda. Wow. Thank you. To R. Mattias, cosa hai scritto prima? To R's. To R is human. Do you pronounce air. H? R. To R is human. Ouais. Scrivez entre R.
oggi non posso scrivere anche noi, no? No. No, 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 non possiamo scrivere. Errare è umano. Errare è umano. Ah, ok. Errare est humanum, guarda. Parliamo anche un po' in latino, eh? No, questo qua in spagnolo, c'è es, c'è il verbo es. Perdonare es divino. E questo qua in spagnolo. Errare es humano, perdonare es divino. Espressione. Errare es humano, questo è latino. Non so se sei sicuro che sia latino, perché per me è spagnolo. Aspetta. Cerchiamo. Perché c'è l'es, c'è l'es. Non so se in latino c'è scritto es. Ok. Non conosco to forgive divine. Errare umano prima di ieri, ma tutti conosco to err is human, però poco le cose che segua. Vedi che est, errare umano est e non es. Sì, era... Errare humanum est. Preservare autem diabolicum. Error is human, but to persist is diabolical. To persist. Ok, if you persist, va bene. Diabolical. Ok, va bene. E quindi, sì. Se qualcuno voleva scrivere qualcosa, io faccio perché voglio riguardare video e poi... Lisa, se vuoi lui ti scrive qualcosa. If you want, Matias, we write you something. To write what? Se hai idea, qualcosa, you're welcome. Sei benvenuto. Come si dice you're welcome to write something? You're welcome to write something if you would like. If you would like. Come si dice in italiano? Sei libero, sei benvenuto da scrivere qualcosa come... Se vuoi scrivere qualcosa, tu che sei Mattia dici te lo scrivo. Lisa, scrive Mattias. Ok, aspetta. Lisa. Io non posso scrivere. No, solo Mattias. Davvero? But this is shared screen. Don't write on shared screen. You must open the link that I've sent in the chat. Te lo scrivo. Not don't write on the shared screen. You can't write on the shared screen. You can't write. Always get what you want, but if you try someday, you could need. Right? No. Qual è questa canzone? Rolling Stones. You can't always get what you want. Ah, è vero. What you want. I understand only what you want. È ben sapere qualcosa, cosa vorrei, Se non sai, è un po' più difficile di prenderla. Allora io avevo una frase per siccome Mattias abbiamo, ti ho sentito dire una parola ieri con Manu.
Dai, se viene, se viene, scrivi pure. Ma io ho un'altra. Questa squadra. I clicked on the link, but it's not opening up anything. Ok, aspetta. Questa squadra è tosta. Con l'accento, sì. E... So, I would ask Lisa, just for practice, because I know Luigi, what or Luigi, you can also translate in English, how do you want? Devi mettere l'accento, sulla E. Questa? This team is strong, tosta, strong, forte. Tosta is strong. Mm-hmm. Strong. So, ieri ho sentito che Manu ha usato, e lei già l'ha usata questa parola più volte, piuttosto. E ho detto, ferma, cosa significa piuttosto? Piuttosto, tutto ciao, ciao Anger. Yauda. Anger? Ciao. Ciao Yauda. Ciao, come state? No. Bene, stiamo bene Yauda. Piuttosto con due T, piuttosto. Piuttosto. Ok, perfetto. I can write one example or more or less, sì? Piuttosto, more or less. Grazie. Piuttosto la Francia di la mela. È giusto così? Non so. Arancia. What do you like better? Sì. Piuttosto the apple or the orange or the apple? Allora, ti piace piuttosto? Ti piace l'arancia? Piuttosto della mela? Glielo devi mettere in mezzo. Ok, capisco. Mi piace l'arancia piuttosto della mela. Piuttosto di. Allora ti viene piuttosto di, che preposizione di cosa? Di della mela. Della mela, perciò della. Di la. Dopo c'è l'articolo la mela, perciò diventa di la, diventa della. Bravo, di più la, diventa della mela. Della duella. Duella. Della mela. Well done, bravissimo. Well done. Della o di la? Di là sarebbe, Elisa, sarebbe di là, però non c'è di là, c'è della in italiano. Okay. Non c'è di là, ma c'è della. Ok. Mi piace l'arancia, piuttosto della mela, mi piace l'arancia, piuttosto della mela. E invece facciamola però con la domanda, ti piace l'arancia piuttosto della mela? Ti piace l'arancia piuttosto della mela? Cosa ti piace? L'arancia piuttosto della mela? Prova Lisa, Mattias. Cosa? No, prova a pronunciare un'altra volta? No, rispondere. A rispondere? Ah, ma anche a fare la domanda. Ah, ok. Si deve mettere accento al fine, eh? Ti piace l'arancia piuttosto della mela? Mela? Okay. La mela? Ti piace l'arancia piuttosto della mela?
No? No, when I say it, it sounds like it's like seriously. Very well. That's good. The apple more than the orange? Well, do you like orange than the apple? Better the apple? It's like, what do you prefer, the orange or the apple? What do you prefer, the orange? What do you like better? What do you prefer, the orange or the apple? Or the apple. What do you prefer, orange or the apple? You can say you like more. What do you prefer better? What do you like better? Or what do you prefer? What do you like better? What do you like better? Like. Or this, yeah. Like better. The orange? Orange. Like oranges or apples? Oranges. Or apples? What do you like better, cats or dogs? What do you like better? What do you like better? Oh, sorry. Cats or dogs? Cats or dogs? Hey. Mi piace le due. Both? Posso dire both? Only both? Both? I like both. I like both. What's both? Mi piacciono entrambi. Entrambi. Mi piacciono entrambi. Può essere entrambe o entrambi, no? Dipende dalla... Bravissimo, femminile o maschile femminile. Mi piacciono. Entrambi. Ecco. La sapete invece questa che volevo dirgli a Mattias oggi mi sono alzato, ho detto c'ho una frase da dirgli a Mattias e comunque al gruppo a tutti. Penso che tu faccia bene a lavarti la faccia. Ok. Can you say it again? Penso che tu faccia bene a lavarti la faccia. Tu faccia bene al lavarsi a lavarti la faccia. Faccia 2C. Bene a lavarti. Okay. That's what, do you think you wash your face well? Yeah, exactly. Face, faccia e fare, to do. Faccia è congiuntivo. Sì. Penso che, ok. Mamma mia. Faccia è congiuntivo. Bene a lavarti la faccia. Bene a, non è al, non ci sono alla, non c'è a lavarti. A fare cosa? Penso che tu faccia bene e tu rispondi e mi fermo e tu mi dici a fare cosa? Penso che tu faccia bene cosa? E qua c'hai la preposizione a fare cosa? A lavarti la faccia. Ok, ma adesso dai, traduci. Traducilo. Traducila. Well done. I think you will do well washing your face. Yeah.
Ma no, no, è un'espressione che vuol dire qualcos'altro? No, è per usare il congiuntivo e per vedere che nel congiuntivo di fare c'è faccia, e c'è il doppio significato della parola, la faccia. Mm-hmm. Il viso? Ok. Viso, faccia. Sì. Quale è buona casa? Allora, il viso è, diciamo, il viso è una cosa gentile e gradevole per una donna. No, ma anche l'uomo il viso, è la traduzione buona? Entrambi le due qui. Ah, do you think that you wash your face? Allora, do you think that you wash your face well? Penso e io penso. Pensi? Pensi. It's not a question. I think you wash your face well, no? I think that washing your face well will do good to you. Wow, sarà lunga. I think that you wash your face well. I think that you wash your face well. I like this sentence. Maybe I will know. And which one is correct? Both are correct. Excuse me, Lisa. Which one, quale è buoni? Qual è buona? I think the second, maybe. You would do well to wash your face? I think you will do well washing your face. I think you would do well washing your face. I don't think it's a good sentence. No, well, washing your face. You can also say to wash your face, not washing. No. Also, washing your face. You would do well washing your face. In generale. Lisa, sei tu la nativa inglese. I think you would do well washing your face. I think you would do well. Va bene, ma Luigi, puoi spiegarla in italiano? Cosa significa? Cosa significa questa frase? Allora, prima me lo dici te. Ok, penso che tu faccia bene a lavarti la faccia, Che sì, tu... Ok. Tu... ok, io ho pensato così, Io ho pensato così, penso se tu, questo è un, come, un proposal, o come si dice, una proposta, o una... Like you should wash your face well? Sì, sei sporco, penso che tu faccia bene a lavarti la faccia, Perché adesso sei sporco, penso che tu faccia bene a lavarti la faccia. Oppure, altro pensiero è sei tutto pulito, Penso che tu faccia bene a lavarti la faccia. Quindi a cui io dico questa frase? A persona sporca o pulita? A una persona sporca, una persona. Allora, tu, il tuo bambino ha giocato fuori in cortile e si è sporcato con la sabbia, con la terra, e lui dopo lui entra dentro in casa e tu lo guardi,
E penso che tu faccia bene a lavarti la faccia perché sei tutto sporco. Ah, ok. Sì. Questo no? Non, allora il papà o la mamma può anche dire: guarda che ti sei sporcato la faccia, vai a lavarti. E invece è un po' più diplomatico, invece di non sgridare il bambino, sgridare, che non mi ricordo, I don't remember any, sgridare. Sì, non fai così. Sì. Non fare così, eh. Penso che tu faccia bene a lavarti la faccia. Cosa? Ma solo io ho messo faccia per fare le due facce, però io penso che tu faccia qualcosa d'altro. Ok. Penso che tu faccia qualcosa d'altro, non quello. Ok, ok. Penso e faccio così, Mattia. Penso che tu faccia bene a cambiare lavoro. Penso che tu faccia bene a cambiare lavoro. Penso che tu faccia bene a visitarla il parrucchiere. Visitarla il parrucchiere. A me dici questo. A me. Ah, allora, penso che ti faccia bene a visitare il parrucchiere. Senti, parrucchiere. Due C. Parrucchiere. Già. Haircut, come si dice haircut? Taglia, no? Allora, per le donne è il parrucchiere, per gli uomini è il barbiere. Il parrucchiere, adesso c'è anche bisex, e i due sessi, bisex. Ok. Barbiere, come? Barbiere? Barriere, no, io leggo barriere. Barriere, ok. Haircut, taglia o taglio? Taglio. Taglio. Quando io vado qui al parrucchiere, lo dico che vorrei un taglio corto. Taglio corto, sì, bravissimo. Vorrei un taglio corto, un taglio lungo, taglio moderno. Per noi è semplice, no? Taglio corto e basta. Sì. Ok, cool. Ok, penso che tu faccia bene. Questa è una proposita molto cortese. Is it like fare bene? You should? Consiglio? Sì, un consiglio, sì. Come un consiglio, ma molto, molto cortile. Like a hidden. Gentile. Molto gentile, eh? Should è gentile, it's not have to or must. Ok, it's already gentile, okay. Non è un ordine, it's not an order, Non è devi. Tra gli amici, no? Tra gli amici, io penso che qualcosa è meglio per te, ti dico, penso che tu faccia bene. È un consiglio, amico. Advice from the friends, from friends. Friends. Siamo tutti amici. Ciao, amici. Friends. Ok. Posso dire friendly advice. Quando parlo, when I speak to myself, it'd be io faccio bene di fare qualcosa. I should do something. Faccio penso bene a fare io qualcosa. Faccia, tu faccia, lei faccia. Ma no, ma if you talk to yourself, you say penso di, no, non è congiuntivo, penso di fare bene,
blah blah blah. We can say I think it would do me good. It would do me good to do. It would do me well to do something. Yes, if you speak about yourself, it's not a congiuntivo. You add the di, penso di, fare, regolare così. Okay. But if you talk to someone else, if you talk to tu, penso che tu, o penso che lui o lei e faccia, penso che lei faccia bene, bla bla bla. Penso che io possa fare bene, poi posso dire. Penso di fare bene. Sì, penso sì. Di. Non c'è più il congiuntivo. Penso di, non c'è il congiuntivo. Penso che, sì, nel momento che dici che. Sì, il che aggiunge il congiuntivo. Allora, scusa. Okay. Non posso dire, I think that I should, penso che, I think that I should do this, no? It's penso di, if you say that you should do something. Sempre penso di. I think I should. Allora. Penso che, come, allora, se voglio usare il should, penso che togliamo l'io perché dovrei, c'è già dentro l'io. Penso che dovrei andare. Io dovrei. O se dovrei, se vuoi, mettilo nelle virgolette, mettilo tra le virgolette, se vuoi tenerlo scritto. Indicativo. Ah, ok. Tu hai passato. No. Dovrei è il. È per io. Io. Dovresti è per dovrei, te. È indicativo passato remoto. Dovrei. Mm-hmm. Oh, questo si usa. Penso che io dovrei. Tu dovresti. Sì, sì, questo tu. Si usa, eh. No, ma lei già detto senza il io, perché io è già dentro dovrei, infatti. Okay, è il condizionale, condizionale dovrei, penso che dovrei, cos'è dopo? Non mi ricordo più come dovrei la... Andare. Penso non che dovrei andare. Deve, non deve. Dovrei, ok, io. Deve, sì. Lui deve. Congiuntivo. Debba andare. Che lui debba andare con due B, brava. Ma adesso deve essere adesso congiuntivo, eh? Penso che io dovressi. No, ecco, è condizionale. È condizionale, ok. Ah, ok. Ma dovresti andare entrambi o Euda, tu hai detto prima che se parlo da me. Sì. Togliamo. Penso di dovere andare bla bla bla. Mm-hmm. Okay. Quindi nel indicativo presente normale. Penso di dovere andare. Penso di fare la spesa. Penso di andare alla partita tosta. Tosta. È buona parola, eh? Sì. Ma, non so se è entrato quando abbiamo parlato della parola piuttosto, sì, alla fine sì, ho visto. Ah, sì, hai visto, sì, perché ho sentito piuttosto, come piuttosto, cosa ne pensi? Abbiamo piuttosto e anche in inglese quite, penso che questo. This is quite good. È piuttosto buono, no? Mm-hmm. Pretty good. Yeah, pretty good or quite good.
per more or less anche diciamo più o meno, no? Più o meno è more or less, più o meno. Ma piuttosto... è diverso. Più. E guarda, ieri ho parlato con ChatGPT di questa cosa e vi presento... guarda, questo era... tosto e duro o resistente? Il pane è diventato troppo tosto. Like toasted. Instead, piuttosto. Tosto è very hard, very... But it's like toast, when you make toast, the bread becomes hard, it's funny. Sì, è una coincidenza. Sì. Oppure anche velocemente ha risposto tosto alla domanda. Se tu mi rispondi velocemente, io posso dire tu hai risposto tosto. Ah sì? Ok. Tostare is to toast the bread. Tostare. Tostare. Ok, sì. Tostare. Ma la domanda, Luigi, sei qui? I'm here. Ok. Guarda. Più o meno è molto più... dire la tua risposta era tosta, come velocemente. Ma ti piace, devo correggerti la scrittura. Posso dire? Allora, leggi sopra. Posso dirti che... Più o meno, no? Più. Più. Stesso pane e tosto. Posso dirti che la tua risposta... Era con un aereo. Veloce. Era. Veloce. Era con un aereo. Sì. Era, posso dirti che la tua risposta era tosta? Ah, non lo sapevo che tosta anche vuol dire veloce. No, tosta non è veloce. Veloce, ok. Ah, non è veloce. Tosta è cool. Che è forte, è bella, non cool, ma è tosta. Ok, quindi questo vuol dire che è forte, più deciso, no? Più è... più deciso. Sì. Tosto, lui è tosto. Wow. Ha un carattere forte, tosto. Sì. Sì, il tosto vuol dire deriva da tostare magari il caffè è tostato, che è diventato, che è cotto, che diventa più duro, che diventa più buono. Ok. Tosto, lui è tosto. Okay. Io e Mattias abbiamo sentito la parola nelle connessioni di calcio. Una partita tosta, una squadra tosta. È bravissimo, una partita tosta vuol dire che è stata bella, che è stata combattuta, forte, è stata forte, sì. Bella. Partita... Tostare... sì. Esatto, tostare invece, per esempio puoi tostare il caffè, puoi tostare le nocciole tostate. Sì, giusto. Hazelnuts. Hazelnuts. Torrefied. Ecco, torrefazione. Torrefied. Dopo la torrefazione divenito tosto. Il caffè è venuto tosto. Torrefazione, sì. In inglese per una persona tosto, a tough cookie. Tost? Una tough. Persona tosto. I don't do it well. L'uomo tosto, la donna tosta, in inglese, tough cookie. Tough cookie. Tough, duro. Tost,
Tough cookie. Ha capito, è un'espressione da un qualcuno che ha personalità dura. Tough cookie. È un idiom. Duro biscotto. una persona dura, ma dura, ma è positivo o negativo? No, positivo. Posso dire che qualcuno è più maybe hard to understand. Malgré dopo le cose duro la persona vinta. I don't know, tough cookie. Despite the hardship, he's one tough cookie. Lui può vivere tante cose e essere bene dopo. Resilient. He's very resilient. It will be okay, for instance. Resilient. Riesce a sopravvivere le sfide, no? Please, Elisa, talk in Italian. Fa molto male ai i vostri orecchi. No, madonna. Non be shy. I'm not shy. Mattias, non sono timida con voi. I know. Non mi preoccupare. I don't care. Non mi preoccupo. Non mi posso preoccupare. È piuttosto, è scritto questo, Io collo qui. Scrivo preferenza. In italiano. Tough cookie in italiano. ChatGPT. Ok. Allora, una persona tocca. Facciamo. What is Italian expression for dog? Tough. No, it's written correctly. You pronounce it wrong. Okay. Can you put in parentheses tough cookie? Okay, I will. For person being okay, Italian, vediamo. So precise in the ChatGPT. Dura come un chiodo. Dura come un chiodo. Hard as a nail, it says. Okay. I don't know if it's vero or no. Tough cookie in Italian. Tough. You have to make a good sentence with ChatGPT. No, it's more or less. He understands it. He understands it. That hard as a nail. Give me un secondo. It doesn't have to be perfect. Your heart as nails. Questo è una. Each person he. È negativo. So questo è negativo. Questo è negativo. Your heart. Ok. Quando. Ma cosa significa heart? Come negativo? Ho trovato su reverso. She's a tough cookie, sì. È un tipa tosta. She's a tough cookie, è un tipa tosta, su reverso. Reverso. Ok. Un tipo tosto? Tough cookie. Lo vedo. Tipo tosto. Tipo tosto. Ok. Editata in te. È
un tipo posto. Il tè al caffè. Okay. Ah, ok, adesso preferenza, piuttosto prenderei l'opzione piuttosto che l'altra. Dove sei, Uda? Cosa? Dove sei? Io a Torino. Torino, ok. Sì, è bella. È bella città. Torino. Piuttosto, ma prenderei l'opzione piuttosto che l'altra. Prenderei l'opzione. Questa è giusta? Per me no. Prenderei questa, devi dire, prenderei l'opzione quale? Ok, questa, sai, c'è GPT, sbaglia anche. Wow, non ha sbagliato neanche di poco, tra l'altro. Però piuttosto possibile, si può dire? Come? No, piuttosto in una parola, piuttosto, non due parole. Arriverò il prima possibile. Okay. Arriverò il prima possibile. Okay. It's one word, the piuttosto, it's one word, it's not two words. Sì, esatto, è one word, piuttosto, non più tosto. Tosto is the hard, the tau cookies. Rather. Piuttosto, rather, perfect, rather or instead. Instead, rather, instead. Or quite, piuttosto caldo, pretty, piuttosto bella. Pretty, pretty. Pretty, pretty. Pronuncia bene per voi, però io dice pretty, pretty. Con la tastiera slovena. Arriverò. Arriverò, sì, due. Dai. Arriverò, più. Ma con U, anche te devi mettere questo accento, più. Mettere il più, sì, bravissimo, però è il più veloce possibile. Devi mettere anche l'articolo, il più veloce possibile. The fastest possible, the fastest possible. Il più, no, il più veloce possibile. Fastest, the fastest, superlativo. The fastest possible, the fastest, fastest possible. Fastest. 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 The fastest possible. Yeah. Sempre the, puis, et. S-T. E-S-T. E-S-T in English. E. Like the best. The best. Okay. Voilà. Also as fast as possible. As fast as possible, yes. Also, yeah. Two options. Maybe as fast as possible is better. Hai ragione. Hai ragione. Questo è fastest. Io sempre ho pensato as fast as. Fast as. Quando uso yeah, l'aggettivo, quando uso the superlativo, con than comparativo, faster than, the fastest, as fast as. Now est. As. Yes. Come as fast as possible. As quickly as possible, I don't know, as fast as possible. Fast, yeah. It's the most used, I think, as fast as possible. And quickly is better, but yeah. So yeah, tosto, piuttosto. E una, sono due parole diverse, eh? Sì. Questo sono... You, you more, allora... arriverò il più, devi mettere il più veloce possibile. Ci vuole quel più, more, more. Okay. Sono piuttosto più. Che tu. I'm tougher than you. And you? Sono piuttosto che tu. I'm tougher than you. No? I tough than I tough I than am you. Tougher than you. I am piuttosto che tu. Di te sono più tosta. Tosta. Io tosta o no?
Una donna tosta, un uomo tosto, o no? Sì, 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 okay. Sì. Io sono più tosta di te. Te, I'm tougher than you. Than you. Io sono piuttosto tosta. Tosta, tosta, non tosto. Un'altra cosa. Io sono piuttosto, piuttosto tosta. I'm rather tough. Piuttosto, una parola. Uno, io sono piuttosto, una parola. Piuttosto, tosta. E tosta. No, piuttosto. No, non piuttosto, più tosta. No, una parola, piuttosto, rather. Piuttosto. Allora non puoi dire io sono piuttosto, no? Non va bene? Wait a minute, after I want to say I'm rather tough. Just sono piuttosto tosta. Perché non posso dire cosa? I'm rather tough. I'm pretty tough. Sono piuttosto tosta. Sono piuttosto tosta. Allora, sono piuttosto tosta. Sì. Esatto. Sono piuttosto tosta. Ciao, sì, tutti. Sì. Alla prossima. Devo fare tutte le lezioni. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, Lisa. Sì, ciao. Hai ragione. Sono piuttosto tosta. Perfetto. Bello, bello, Lisa. brava, brava, Lisa. Ma cosa significa? I'm rather tough. I'm rather tough, tough. I'm rather tough. Ma qua ci vuole madrelingua, ragazzi. La pronuncia sì. Non la si inventa. Sì, ma Luigi, aspetta. Sono madrelingue che dicono possono dire rather e anche rather. Wow. Sì, no, hai ragione. Quindi abbiamo il permesso anche di discutere, questo è giusto. Mi sembra che sì. Non è utile fermare se noi discutiamo, Certo, ma hai ragione, ma dipende dalle nazioni, è vero, dipende anche dai dialetti o dagli accenti che hanno, Rather. La differenza è penso nella R. Rather. Rather. E brother, my sister. 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 Huh? Brother. 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 Wow. gli accenti di Inghilterra sono un po'... Sono diversi, Funny. A me piacciono, il British piace tanto, è un po' strano, forse è troppo signorile, troppo, però a me piace. E ragazzi, io scappo... Anche io devo andare, ma ditemi come pensate, io sto improvvisando,
con questi chat. Oggi abbiamo così guardato tutti lo stesso, mi sembra che è buono. Sì, 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 ma sì, è buono. Perché se io guardo sul mio cellulare significazione, voi non siete invitati non, di guardare cosa io cerco, quindi e tutti possiamo scrivere. Sì. Va bene.